Questa è la storia di Margherita Baldacci, una ragazza di periferia, una ragazza che lavora in pizzeria, abita in via L'Ungheria. Lei sta con Giuseppe Mirella, detto Pino, operaio in fonderia. Mamma mia. Conosci una ragazza di nome Baldacci, lavora in una pizzeria. Sta da 4 mesi con Pino Mirella, capo officina in una fonderia. Lui, nuovo romantico, poeta di periferia. Lei stende la pasta e intanto sogna di fuggire via, 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 via. Baldacci, c'è un universo in te. Baldacci, ma dimmi tu dov'è. Io cerco e non lo trovo, ma dimmi tu se c'è. Sarò una testa d'uovo, ma mi fido anche di te. Pino Mirella fa una festa di compleanno, invita Margherita Baldacci e lei commette un grave errore, porta la sua amica Mirella. Pino Mirella si innamora di Mirella e scappano insieme, lei si butta dalla finestra. Che sfiga. Un giorno ad una festa a casa del Mirella, mi pare fosse sabato sera, Baldacci arriva insieme ad una tipa carina, pensavano tutti fosse sua sorella. No, invece non era così, ma si chiamava pure lei Mirella. Oh, ma va a finire sempre così. Non ti dovevo portare, non ti dovevo portare. Non la dovevi portare. Baldacci, crolla tutto intorno a te. Baldacci, ma il mondo tuo quale? Stendevo la mia pasta, volevo andare in Albania. Guardo adesso la finestra, è proprio quella la mia via. Margherita Baldacci, crolla tutto su di te. È Rita Baldacci, ma il mondo tuo dolce è un bisonte insaponato sui binari di un metro. Forse è un giradischi rotto, un'estate in autostop. Ma siamo tutti Baldacci. Quella lì la via. Ora di Margherita Baldacci ci resta soltanto un mazzo di fiori sul selciato. Azz. Conoscevi una ragazza di nome Baldacci, lavorava in una pizzeria. Stava con un tipo di nome Mirella, capo officina in una fonderia.